Fabio Barisone dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, Daniele Coloris, segretario cittadino che conoscete del PD, Marcella Graziano, anche lei candidata alle primarie a Tortona, che ringrazio per essere qui presente. E noi volevamo presentare anche qui ad Alessandria una campagna che il gruppo regionale ha lanciato in una conferenza stampa lunedì scorso, una campagna composta da tre manifesti che vedete qui alla vostra destra, che sono significativi anche perché diciamo, lo potete vedere, una campagna denominata Cota a Casa, poi su questo lascerò la parola ad Aldo Reschigna, ma è evidente che cosa significa. Dopo, per quanto ci riguarda, noi diamo un giudizio estremamente negativo dei 3 anni e mezzo di governo Cota. Sono stati 3 anni fallimentari, al di sotto, io credo, anche per il centrodestra delle aspettative, perché su tutti i settori diciamo c'è stato un fallimento evidente. I tre manifesti parlano di 3 questioni fondamentali per il Piemonte e per le competenze di una regione, che riguardano la sanità, i trasporti e lo stato sociale. Tenete conto che diciamo, queste 3 voci costituiscono, se non la totalità, la quasi totalità del bilancio della Regione Piemonte. E sono tutte e tre, diciamo, 3 argomenti, 3 settori che riguardano la ciao Franco, che riguardano la vita dei piemontesi, la sanità, i trasporti e lo stato sociale. Ed è per questo che abbiamo voluto indirizzare la nostra campagna parlando di 3 argomenti che riguardano la vita quotidiana dei cittadini piemontesi. Io vorrei fare soltanto pochissimi esempi che riguardano anche la nostra realtà provinciale, perché diciamo, per quanto riguarda la sanità in generale, potremmo star qui 3 ore a raccontare quali sono i fallimenti in questo settore. Quando Cota aveva annunciato più servizi meno sprechi, abbiamo più sprechi e meno servizi dopo 3 anni e mezzo. Noi in provincia di Alessandria, e rispecchia un po' la situazione generale del Piemonte, abbiamo una sanità in affanno, in difficoltà, perché appunto dopo aver tagliato le risorse, aver sprecato un sacco di tempo con la costituzione delle federazioni e l'organizzazione delle federazioni che dovevano occuparsi delle politiche di area vasta, acquisti, sistema informatico, mobilità personale, dopo un anno che noi continuavamo a gridare in consiglio regionale sul territorio: guardate che state sbagliando, dovevate prendere un'altra strada, eccetera, hanno capito che avevano fallito e hanno dovuto chiudere le federazioni. Tra l'altro, chiudere le federazioni comporta uno strascico impegnativo, ecco, personale che era andato alle federazioni, che deve ritornare nelle ASL e nelle ASO di competenza. Insomma, uno spreco di denaro pubblico, a proposito di eliminare gli sprechi, non indifferente. Blocco totale del turnover per i medici e per gli infermieri, servizi che diciamo in difficoltà, che portano ad un allungamento delle liste d'attesa. Il gruppo regionale del Partito Democratico ha fatto un'indagine molto seria sulle liste di attesa e molti giornali hanno pubblicato tutto ciò, e da questo si evidenzia che in questi 3 anni purtroppo
le liste d'attesa si sono allungate ulteriormente. Ecco, una serie di servizi notevoli che pesano appunto sulla vita quotidiana dei cittadini. Trasporti, insomma, i giornali scrivono ogni giorno nella nostra provincia, l'ultimo è questo taglio di quattro, corse tra Genova ed Acqui, Genova-Acquiovada, che sta creando un disagio e creerà un disagio fortissimo per i pendolari che da quelle zone si recano a Genova per lavoro. Sono centinaia e centinaia le persone che utilizzano il treno pendolari per andare a lavorare, per andare a studiare a Genova. Questa decisione unilaterale da parte della Regione Piemonte, che sta mettendo in difficoltà anche la Regione Liguria, è una delle tante decisioni che la Regione Piemonte ha assunto tagliando le cosiddette linee minori, ma minori non sono, perché quando parliamo di una linea come Alessandria Ovada parliamo di una linea che anche qui raccoglieva centinaia di utenti. La Casale Vercelli, che era stata salvata inizialmente tra virgolette per ragioni poco a che fare con questioni trasportistiche, ma più che altro per questioni politiche, è stata chiusa anche questa, come è stata chiusa la Novi Tortona e così via. Anche qui parliamo delle ferrovie, non potremmo parlare del trasporto su gomma. La provincia da questo punto di vista è in forte difficoltà, l'Arfea è alla canna del gas per tutti questi motivi, perché la Regione Piemonte ha deciso di tagliare fortemente i finanziamenti sul trasporto e conseguentemente in provincia di Alessandria, in una provincia come la nostra, che ha una collocazione geografica, una situazione geografica particolare, il trasporto pubblico è essenziale, con una popolazione anziana sempre maggiore e che se non ha trasporto pubblico ha difficoltà a muoversi. È legato anche alla questione della riorganizzazione dei servizi sanitari, perché giustamente bisogna mettere in rete le strutture ospedaliere, ma se poi tu tagli anche il trasporto pubblico, le persone hanno difficoltà a muoversi ed è una questione da non sottovalutare, molto, molto seria. Quindi le due questioni sono legate. La terza, e ho finito, scusate se ho già fatto troppo lunga, lo Stato sociale. Noi qui abbiamo detto che tutte le risorse che vengono tagliate allo Stato sociale, cioè all'intervento della Regione per quanto riguarda tutte le politiche socio-assistenziali sul territorio, hanno una ripercussione negativa anche dal punto di vista economico, perché le risorse che vengono tagliate sul territorio per quanto riguarda l'aspetto sanitario poi vanno ad appesantire il lavoro degli ospedali, e quindi anche dal punto di vista economico non si ha nessun risparmio, si crea soltanto un forte disagio, e voi lo sapete bene qual è la situazione sociale anche della nostra provincia, c'è una situazione che sta peggiorando dal punto di vista sociale qui e altrove per le conseguenze della crisi economica, e la situazione rischia di diventare drammatica, perché ogni anno si tagliano le risorse ai servizi socioassistenziali, ai consorzi che si devono occupare, ai comuni, e noi su questo abbiamo fatto una battaglia annuale ogni volta che si discute di bilancio, ed è per questo che abbiamo detto forse sarebbe meglio per il bene del Piemonte, dei piemontesi, ritornare a votare anticipatamente. Sarebbe davvero un fatto
positivo appunto per il futuro della nostra regione, un fatto di chiarezza, un elemento di chiarezza, e su questo noi ci batteremo. Non stiamo facendo una campagna demagogica dal punto di vista politico, stiamo facendo una campagna che parla dei problemi quotidiani dei piemontesi. E se voi andate a chiedere a un piemontese se è più o meno soddisfatto rispetto a 3 anni fa della sanità piemontese o dei trasporti, la risposta è chiara. La situazione è peggiorata, c'è un malcontento diffuso sulla sanità, sui trasporti e naturalmente anche sulla terza questione. Io l'ho già fatta troppo lunga e lascio la parola a